è tutto pronto per la partenza del 14 di settembre, perché insomma mancano pochi giorni tutto sommato. Qual è la situazione in Emilia Romagna? Sarà tutto pronto per il 14. Adesso sono in corso i lavori, sono in corso le operazioni di organizzazione, sono in corso le assegnazioni di personale, le immissioni in ruolo. Questa mattina ho autorizzato l'assunzione con contratto annuale di oltre 1.800 collaboratori scolastici in più. Conto la prossima settimana di fare un'ulteriore assegnazione di personale docente sulla base delle risorse che mi sono arrivate, che ci sono arrivate stanziate dal Parlamento. Quindi è una progressione di un intervento che è complesso, che si sta realizzando da mesi e che si concluderà il giorno dell'avvio dell'anno scolastico. Quindi lei ha fiducia che il 14 si partirà? È certo che sì. Diverse le questioni anche sul tavolo. L'uso della mascherina anche per i bambini più piccoli? No, l'uso della mascherina per i bambini più piccoli già da tempo è escluso. All'infanzia non c'è l'obbligo dell'uso della mascherina. Questo già da mesi. Nella scuola c'è l'obbligo dell'uso della mascherina, quindi però parliamo della scuola dell'obbligo, c'è l'obbligo dell'uso della mascherina quando non si riesce a realizzare la distanza di un metro. Quindi significa che nelle classi dove questa distanza sarà realizzata non si utilizzerà la mascherina. Quindi la mascherina non è da portare sempre. Non so da dove venga fuori questa domanda che sento ricorrere. La mascherina si indossa se non si può tenere la distanza di un metro. Quindi quando sono nel mio banco, se sono all'infanzia comunque non la porto. Se sono all'elementare, alle medie, alle superiori, quando sono nel mio banco, siccome nel mio banco ci deve essere un distanziamento fra me e gli altri di almeno un metro, non porto la mascherina. Se mi alzo per andare in bagno, per andare fuori dall'aula, e quindi in quel momento nel muovermi mi avvicino agli altri, in quel momento mi metto la mascherina. Cercate di capire che in questi giorni stanno girando messaggi e comunicazioni che non rispondono al vero. Cosa risponde al vero? Uno, la scuola riparte. Due, bisogna, quando si va a scuola, usare delle regole che prima non avevamo. Quali sono quelle regole? Ci portiamo la mascherina, cerchiamo di stare distanziati e cerchiamo di lavarci le mani in continuazione. Per tutti sì, tranne i bambini piccoli, ai quali cerchiamo sempre di insegnare le pulizie e i corretti comportamenti, ma non possiamo imporre un distanziamento e nell'uso della mascherina, che sono i bambini piccoli, quelli che vanno ai nidi e alle scuole dell'infanzia. Oltre, semplicemente, la mascherina se ci si muove, e ci si muove dove ci sono molte persone. L'appello è tutto molto più semplice di quello che stia in questo momento apparendo. Per questo ringrazio anche questa televisione che sta cercando con questa intervista di fare un servizio pubblico.